diagnosi di preimpianto è una procedura che permette in coppie portatrici di malattie genetiche e quindi con rischio elevato di trasmettere queste patologie alla prole, di fare una diagnosi sull'embrione prima che questo venga trasferito in utero e quindi evitando di dover fare una diagnosi prenatale e di doversi trovare di fronte alla gravissima decisione se ricorrere o meno ad un aborto terapeutico. Le coppie che possono accedere a questa procedura sono coppie sia infertili che fertili, in cui i partner sono entrambi portatori di malattia genetica o in cui uno dei due partner è affetto da patologia. Con preservazione della fertilità intendiamo delle procedure che si eseguono oggi nei centri di procreazione medicalmente assistita, che permettono a pazienti che si debbono sottoporre a chemioterapie o ad altre terapie in grado di ledere la fertilità futura, di preservare la propria fertilità crioconservando i propri gameti. Quindi per il maschio si intende la criopreservazione del liquido seminale, per le femmine invece ci sono due possibilità: o la crioconservazione degli ovociti, e questo attraverso un ciclo di fecondazione in vitro, oppure la crioconservazione del tessuto ovarico attraverso un intervento laparoscopico. Questa seconda possibilità permette anche di pensare di trattare pazienti prepuberi, quindi non ancora mestruate, nel caso in cui dovessero anch'esse sottoporsi a dei trattamenti chemioterapici o ad altri tipi di trattamenti. Con fecondazione eterologa si intende una procedura di procreazione medicalmente assistita dove i gameti o maschili o femminili vengono donati da una persona esterna alla coppia e si applica in tutte quelle circostanze in cui esiste una infertilità assoluta, tipo menopausa precoce o azoospermia, cioè assenza completa di spermatozoi, situazioni che non siano curabili in altro modo o con altre terapie.